Ricordo ancora quando sono entrato, che ero un ragazzino giovane, spensierato, che voleva raggiungere i propri sogni, e grazie a loro sono riuscito a raggiungerli, perché dovrò sempre ringraziarli. Sono stati i primi a credere in me, i primi a fidarsi di quello che potevo fare, e sono riuscito a raggiungere questo risultato. Quindi adesso una nuova sfida in arrivo. Assolutamente, non vedo l'ora di partire per affrontare questa sfida. L'anno prossimo è un anno olimpico, voglio non sbagliare nulla, ci arrivo da campione olimpico, voglio uscirci da campione olimpico, e quindi voglio fare tutto quello che è necessario fare per portare a casa questa medaglia di nuovo. Più paura o più emozione? No, solo emozione, poi magari quando arriverò là ci sarà la paura, però per ora è solo tanta emozione e tanta voglia di ricominciare. Una scelta consapevole, quella di andare all'estero, sei assolutamente convinto che sia la scelta giusta? Sì, assolutamente sì, perché quello di cui io avevo bisogno era un gruppo di lavoro con atleti del mio livello con cui confrontarsi quotidianamente, poter sprigionare i nostri cavalli ogni giorno per metterci sempre in confronto e sempre alla prova, e quello era il gruppo migliore in cui andare. Fiducioso, anche perché i tempi, volendo, sono quelli giusti. Cioè, nel senso, i tuoi competitor non hanno fatto grandissimi tempi, quindi c'hai tempo e modo di recuperare. Sì, assolutamente sì, ma poi tutti iniziano adesso la preparazione, quindi sono perfettamente in linea. Sicuramente il primo periodo sarà un po' di adattamento, perché ci saranno allenamenti nuovi e cose nuove, però io sono pronto e determinato ad affrontare tutto. Porti la famiglia con te? Assolutamente sì. Marcello, non ti ho chiesto prima, ma andare in America è un po' anche gettare la sfida ai tuoi rivali principali? Ma in realtà no, però sicuramente ritrovare un po' un me stesso bambino che non ha mai vissuto quella parte di famiglia, quella parte del mondo, ritrovare un po' anche quelle che possono essere una parte delle mie radici, e quindi sicuramente questo sarà un altro punto importante. Grazie.